Oggi e sempre siamo
Nel quinto mistero eucaristico scorrendo, come Gesù Cristo abbia istituito il Santissimo Sacramento, per rivisitarci nel momento della nostra morte e per portarci in paradiso. Dal Vangelo di Giovanni. Dice Gesù: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue alla vita eterna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Oh, Gesù, sempre sia.
ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua. Fa che adoriamo con viva fede il santo mistero nel tuo corpo e nel tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Come vivi e regni nei secoli dei secoli. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua Santa e Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria Vergine Madre. Benedetto San Giuseppe suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Yeah.
Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, abbi pietà di noi. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, abbi pietà di noi. Signore, che intercedi per noi presso il Padre, abbi pietà di noi. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Di San Paolo
sia approvato che nella croce del Signore, nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. Non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l'essere nuova creatura. E su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia, come su tutto l'Israele di Dio. D'ora innanzi nessuno mi produrrà fastidi. Difatti, io porto le stigma di Gesù nel mio corpo. La grazia del Signore nostro Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. Parola di Dio. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio. Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice, nelle mie mani e la mia vita. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Benedico il Signore, che mi ha dato consiglio, anche di notte il mio cuore mi stupisce. Io pongo sempre innanzi a me, Signore, sta alla mia destra, non posso vacillare. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Quello che fino a ieri abbiamo ascoltato
viene questa sera ad essere interrotta da questo brano del Vangelo di Matteo che abbiamo appena ascoltato. E queste letture, sia la prima lettura tratta dalla lettera ai Galati, sia questo brano del Vangelo, sono le letture proprie della festa di San Francesco. Una festa che ha a che fare con noi, anche noi che siamo in questo momento in festa per la Beata Vergine Maria del Santo Rosario. E vedete, noi dovremmo partire da quelle parole che ha detto Gesù nel Vangelo e che, vedete, senza volerlo, noi prima della messa, durante l'adorazione, abbiamo messo in pratica: venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi e io vi ristorerò, imparate da me che sono mite e umile di cuore. E il primo venerdì noi sappiamo che la devozione al Sacro Cuore ci indica proprio queste virtù che dovremmo riscoprire. Ma che cos'è la mitezza? La mitezza noi molte volte la confondiamo con l'inerzia, cioè ci fanno dei torti e noi non dobbiamo rispondere, ci fanno del male e non dobbiamo rispondere. La mitezza di cui parla il Vangelo non è questo. La mitezza è innanzitutto quella virtù che ci permette di avere lo stesso e identico cuore di Gesù. Noi dobbiamo desiderare, non so se voi conoscete quella giaculatoria, quando si dice, adesso non mi viene, l'ho citata e la sto dimenticando al momento. Comunque, quando noi diciamo rendi il nostro cuore, Gesù mite umile di cuore, rendi il nostro cuore simile al tuo. Bene, questo deve essere davvero un desiderio. Per quale motivo? Perché avere gli stessi sentimenti di Gesù significa avere il coraggio di cambiare ciò che nella propria vita ostacola il nostro rapporto con Dio. E prima di dire questo, Gesù ancora una volta ci ha fatto quell'esempio del bambino e questi bambini che tornano, per quale motivo? Innanzitutto perché la nostra fede si deve necessariamente riscoprire nella figura del bambino. Dice un grande mistico del nostro tempo, Sant'Escrivà, dice: quando ti rapporti a Dio, non avere più di 2 o massimo 3 anni. Perché dicevamo anche le sere scorse, nel nostro rapporto con Dio ci vuole spontaneità, ma ci vuole anche un rapporto mite. E mite significa privo della malizia, privo di quelle deduzioni che molte volte noi diamo della realtà e che poi di fatto si trovano degli ostacoli sia nel nostro cammino di fede, ma ostacoli anche nelle nostre relazioni. Bene, perché la Chiesa ci ha messo queste letture che abbiamo ascoltato nella festa di San Francesco? Perché San Francesco nella sua vita ha fatto questo, si è impegnato con tutte le forze a vivere questa mitezza e questa umiltà. La mitezza l'ha vissuta attraverso l'adesione totale a Gesù. E questa adesione è stata così grande, così importante nella sua vita, che il Signore Gesù gli ha fatto il dono delle stigme.
Quando San Paolo nella prima lettura dice io porto le stigmate del Signore e più avanti dirà completo nella mia carne ciò che manca ai patimenti di Cristo, non perché mancasse qualcosa ai patimenti di Cristo, ma perché attraverso la compartecipazione nostra alla passione di Gesù noi rendiamo continuamente presente e attuale, ma anche visibile, quel sacrificio che Gesù ha fatto una volta per tutte sulla croce e che ha fatto di noi la salvezza. Vedete, questa è la vita di Francesco d'Assisi. Noi poi siamo stati bravi a renderlo un ecologista, San Francesco, ma nulla di tutto questo. Il fatto che lui amasse il creato, lo amava perché lo rimandava al creatore, non era un fanatico come quelli dei nostri tempi. Vedete, poi nel corso degli anni, nel corso dei secoli, le cose si perdono di vista. E anche stamattina, quando a scuola facevo una battuta su San Francesco, e San Francesco era il santo del verde, il santo degli animali, eccetera, eccetera. Ma nessuno dice che San Francesco era il santo che nella sua vita, nella sua carne, ha vissuto l'unità a Cristo crocifisso attraverso l'umiltà e la mitezza. Allora, vedete, queste due qualità noi nella Madonna non solo le vediamo compendiate, ma la Madonna continua a darci questa strada maestra della umiltà, perché solo attraverso queste virtù noi possiamo realmente comprendere il nostro rapporto con Dio. C'è un passaggio della lettera pastorale del Vescovo, quando indice la visita pastorale, dove si fa una sorta di analisi nelle comunità. Perché oggi i vescovi ci chiedono continuamente di metterci insieme e di volerci bene? Non perché siamo diventati soltanto indifferenti gli uni verso gli altri, ma perché dobbiamo ricordarci che noi siamo qui in questo momento, siamo qui o in un'altra chiesa o in un'altra parte del mondo, perché crediamo che Gesù Cristo è l'unico Salvatore del mondo, crediamo che il suo sangue ha redento la nostra vita, poi viene tutto il resto, poi viene l'amicizia, la fraternità, però se alla base non c'è questo, è chiaro che noi alla fine è come se zappassimo nell'acqua. E quando, vi dicevo prima, il vescovo richiama questa collaborazione nella carità a questa coesione dei gruppi, è perché la frammentarietà che esiste anche nella nostra Chiesa, e questo è a livello generale, non è perché ognuno vuole curare l'orto proprio, è perché forse c'è qualche cosa da verificare più in fondo, e questo qualcosa è la nostra appartenenza a Cristo. Perché se noi teniamo fissi questi punti, è chiaro che le polemiche, i dissidi, che sono normali, sono attuali, fanno parte della nostra quotidianità, vengono in secondo piano. Perché? Perché rimane ciò che conta, ed è la fede in Gesù. E la fede in Gesù
ci dà queste due vie oggi nel Vangelo, l'umiltà e la mitezza. E vi ripeto, non sono le, non sono le virtù degli stupidi, non sono le virtù di quelli che non hanno la spina dorsale o di quelli che non hanno il coraggio di reagire, sono le virtù e di quelle persone che desiderano nella propria vita essere santi, e la santità è sorretta dalla forza e dal coraggio che provengono da queste virtù di Gesù e danno a noi la bellezza della testimonianza. Questo è quello che vedevamo anche ieri sera nella dinamica della missionarietà. Si è missionari, San Francesco diceva al termine della sua vita, Tommaso da Celano nelle fonti francescane dice che una delle ultime parole di San Francesco è stata: io ho fatto la mia parte, adesso arriva la vostra. E di quale parte parlava? Parlava di una esperienza che lui per primo ha vissuto in una delle encicliche del grande Paolo VI, facendo riferimento a San Francesco, si diceva riguardo alla testimonianza che il cristiano oggi deve testimoniare non solo con le parole la propria fede, ma soprattutto con la vita. San Francesco diceva: testimonia con la tua vita, e se non riesci usa anche le parole. Noi invece abbiamo tolto la testimonianza di vita e ci limitiamo alle sole parole. Ma le parole, ricordate quello che ci dicevamo domenica, le parole ci fanno dare una definizione esatta di chi è Gesù per noi, ma non una definizione personale che coinvolge la nostra esistenza e ci permette quella conversione che fonda il cambiamento quotidiano che ci deve essere in ciascuno di noi. Questo significa appartenere alla Chiesa, questo significa avere un discorso missionario dentro di sé, questo significa soprattutto seguire l'esempio di Maria, che continuamente in ogni atteggiamento della sua vita indica queste strade come la via che ci conduce al Figlio. Voi sapete che nella Puglia, in Puglia, la Madonna è venerata come l'Odegitria, cioè colei che indica la via. La via è sì umana, perché deve essere percorsa da ciascuno di noi, ma la via ha un punto di partenza, che siamo noi, e un punto di arrivo, che è Gesù Cristo. Ecco perché anche in questa straordinaria immagine della Beata Vergine del Rosario, vedete, in una mano c'è la corona del Rosario, però nell'altra mano c'è il Figlio quasi ad essere presentato a noi come la strada maestra della nostra felicità. E a lei vogliamo affidare proprio questi propositi, perché davvero nella nostra vita ci possa essere quel cambiamento che ciascuno di noi desidera.
Dio nostro Padre, con la potenza dello Spirito, suscita i suoi profeti e i suoi santi, pieni di riconoscenza per averci dato in San Francesco un singolare imitatore di Cristo, nella letizia e nella povertà evangelica. Preghiamo unanime per la Chiesa, per l'Italia e per il mondo. Preghiamo dicendo: Padre nostro, ascoltaci. Padre nostro, ascoltaci. Dio di misericordia, che hai fatto di San Francesco una vivente immagine del tuo figlio crocifisso, santifica la tua Chiesa e rendila sempre più lieta iniziatrice del Vangelo. Dio della pace, che hai stabilito di unificare in Cristo tutte le cose, per intercessione di San Francesco, suscita anche oggi uomini dal cuore libero e grande, che vincano le suggestioni del denaro e del potere. Dio, che in San Francesco ci ha dato un modello di vita umile e povera, nella sequela di dona ai cristiani del nostro tempo di gustare lo spirito delle beatitudini. Dio di santità, che hai messo nel cuore di San Francesco l'amore per tutto ciò che è bello e buono, donaci uno sguardo casto e semplice per contemplare le meraviglie del creato e dare voce ad ogni creatura. Dio della che hai coronato di gloria il poveretto di Assisi, accendi di santo fervore i tuoi figli, perché nulla ti separi da te, sorgente. This much we pledge and more. To those old allies whose cultural and spiritual origins we share, we pledge the loyalty of faithful friends. United, there is little we cannot do in a host of cooperative ventures. Divided, there is little we can do. For we dare not meet a powerful challenge at odds and split asunder. To those new states whom we welcome to the ranks of the free, we pledge our word that one form of colonial control shall not have passed away merely to be replaced by a far more iron tyranny. We shall not always expect to find them supporting our view, but we shall always hope to find them strongly supporting their own freedom. And to remember that in the past, those who foolishly sought power by riding the back of the tiger ended up inside. To those people in the huts and villages of half the globe struggling to break the bonds of mass misery, we pledge our best efforts to help them help themselves. For whatever period is required, not because the communists may be doing it, not because we seek their votes, but because it is right. If a free society cannot help the many who are poor, it cannot save the few who are rich. To our sister republics south of our border, we offer a special pledge to convert our good words into good deeds. In a new alliance for progress, to assist free men and free government in casting off the chains of poverty. But this peaceful revolution of hope cannot become the prey of hostile powers. Let all our neighbors know that we in altri nostri cuori rendiamo grazie al Signore nostro Dio, che veramente
ogni santità. Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e fece grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per te. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Del fratello defunto Francesco, del fratello defunto Pinuccio e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo mondo. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la beata Maria Vergine, Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli apostoli, martiri, San Francesco d'Assisi e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Padre nostro che sei in cielo, sia santo.
il segno di pace.
che accolgono la tua mensa, ma che sentiamo in noi la fiamma viva del tuo amore, imitando la carità e il devore apostolico di San Francesco, ci consacriamo a servizio dei fratelli, per Cristo nostro Signore. Amen. Regina del Santo Rosario, o pietà santa e dolce Maria, madre del tuo amore, grazia e speranza, sorgente e canale di tutte le grazie e di tutte le virtù, tempio vivente dell'adorabile Trinità, la nostra sorte è nelle vostre mani. Noi siamo molto poveri di virtù ed è appunto per che noi mettiamo tutta la nostra confidenza, la nostra speranza in voi. Chi mai potrà, o Madre benedetta, misurare l'estensione e la profondità della vostra misericordia? Essa riempie la terra e i cieli non solo, ma si estende sino agli abissi. Rivolgete su di noi, vostri figli, il vostro sguardo dolce e pietoso. Date ai peccatori il perdono, ai giusti la perseveranza, la pienezza di tutte le grazie, agli infermi la santità, agli afflitti la consolazione, ai deboli la forza, ai poveri il necessario sostentamento e a tutti il vostro potervi così amare, lodare, benedire insieme col mio nostro per tutti i secoli dei secoli. Ave Maria. Vogliamo cominciare già da questa sera a manifestare i sentimenti di gratitudine e di ringraziamento intanto a Don Giuseppe che nell'arco di questa novena ci ha accompagnati passo dopo passo a vivere la nostra festa patronale. Più volte nella sua riflessione ha voluto ribadire questo appuntamento che come comunità cittadina ci appresteremo a vivere nel prossimo mese di dicembre, nella visita pastorale del Vescovo Claudio, che comincerà appunto dalla nostra città il prossimo 30 novembre in forma ufficiale e poi dal 1 dicembre per ogni settimana visiterà le nostre tre realtà parrocchiali. Quindi ci prepariamo fin da subito a questo evento con la preghiera, con la vicinanza, volendo proprio affidare al Signore il desiderio di accogliere la visita del pastore all'interno delle comunità. Lo ringraziamo perché ha voluto ancora una volta riproporci i contenuti che il Vescovo ha voluto offrirci in previsione della sua visita, anche se lo avremo ancora modo di apprezzare e di ascoltare il prossimo 7 ottobre, quando Don Giuseppe verrà a presiedere l'Eucaristia durante l'ottavario nella chiesa di San Martino. Voluto che il 7 di ottobre, che è la solennità liturgica della Madonna del Rosario, tornasse ancora una volta a presiedere. Ha accettato ben volentieri di tornare a Ginosa a condividere ancora una volta con noi il dono dell'Eucaristia. E poi ci riserviamo qualche altra iniziativa, qualche altra occasione per invitarlo. Lui, dicevo, il primo giorno è parroco nella città di Bernarda, quindi non è lontano da Ginosa e ben volentieri possiamo anche ancora una volta attingere della sua presenza in mezzo a noi.
Al termine di questa celebrazione diamo inizio alla prima processione esterna che apre la festa patronale esterna con la processione dei quadri che si concluderà in piazza. Ricordo a tutti che domani la festa patronale viene celebrata venerando i Santi Medici, quindi nella chiesa rettoria dei Santi Medici domani saranno celebrate due sante messe, domattina alle 8:30 e domani sera alle ore 18, al termine della quale poi partirà la processione per le vie cittadine dei Santi Medici che si concluderà nella chiesa parrocchiale di San Martino. Mentre noi ci diamo appuntamento per concludere la novena in onore della Madonna domani a 12:30 nella celebrazione vigiliare in onore della Madonna. A 12:00 il corteo partirà dalla piazza dove in forma solenne porteremo le corone qui in Chiesa Madre che le porremo poi sul capo della Madonna, le corone della festa, le corone che segnano anche la vigilia della festa. Domenica, solennità della Madonna del Rosario, qui in Chiesa Madre saranno celebrate due sante messe, la prima alle 6:30, la seconda alle 8. Al termine della celebrazione delle 8 partirà la processione solenne in onore della Madonna che attraverserà le vie cittadine e sosterrà in piazza dove alle 11 sarà celebrato il solenne pontificale. Quest'anno sarà presieduto da Sua Eccellenza Monsignor Felice di Molfetta, vescovo emerito della diocesi di Cerignola Ascoli Sandriano. Quindi insieme con lui vivremo questa celebrazione dell'Eucaristia, al termine la consegna delle chiavi da parte del sindaco alla nostra patrona e poi la preghiera di supplica in onore della Madonna. E poi continuerà la solenne processione che si concluderà nella chiesa parrocchiale di San Martino. E poi da domenica comincia l'appuntamento annuale dell'ottavario. Ricordo, ma poi so già che dimenticherete, che durante l'ottavario, da lunedì al sabato, la celebrazione vespertina sarà alle 18:30, non alle 19, come troverete scritto anche negli opuscoli, ci sono alcuni errori di stampa, questo è uno tra i tanti, non alle 19 ma alle 18:30, questo da lunedì a sabato, mentre le domeniche, meglio la domenica della festa, la celebrazione è alle ore 19. E poi ancora una volta permettetemi di ringraziare fin da subito coloro che hanno risposto all'invito nel vivere la nostra città che giorno dopo giorno si veste di festa, quindi questi gonfaloni che già godono nelle strade della nostra città, ce ne sono ancora altri che potete prendere, e ricordo questi gonfaloni di toglierli dopo la processione dell'ottava, perché è festa ed è festa anche l'ottava, quindi dopo la processione dell'ottava si possono conservare per poi riutilizzarli il prossimo anno. Ci rivediamo domani notte e coloro che intendono venire non dico come devono venire. Buona serata e buona festa a voi. Ecco, prima della benedizione ringrazio io te e discusso con ciascuno di voi per i 3 giorni di assenza dovuti all'influenza. Chi c'era domenica, ho detto che durante la messa, alla fine della messa mi ero sentito già meglio, ho gridato troppo vittoria perché poi il giorno dopo sono stato lunedì e martedì completamente a letto. Quindi scusate per questa interruzione. Poi verrò ben volentieri lunedì prossimo, domenica non mi è possibile essere presente perché essendo parroco si avviano le attività del catechismo e anche in tutte le chiese sia parrocchiali che nelle rettorie c'è la supplica alla Madonna del Rosario che è molto sentita. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Beata Vergine Maria del Santo Rosario, di San Francesco, patrono d'Italia, vi benedica Dio Onnipotente,
Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Buona festa a tutti. Thank you.
Santa Maria di Dio, prega per noi. Non mi richiami, oh,
riprende tutto. Almeno sì. Eh? Sì, si riprende. Non ci staccheremo mai da te finché non ci avrai benedetto.
concedi il trionfo alla giustizia e la pace al mondo. Benedici il nostro vescovo, i sacerdoti e tutto il popolo santo di Dio, tutti coloro che coltivano e promuovono la devozione al Santo Rosario. Buon Rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci leghi a Dio. Noi non ti lasceremo mai più, tu ci sarai conforto nell'ora della morte. A te l'ultimo bacio della vita che ci segue e l'ultimo accento delle nostre labbra. Sarai tu nome soave, o regina del Rosario. Dio ovunque benedetta, oggi e sempre, in terra e in cielo. Ave. Ave o Maria, piena di grazie, Signore è con te. Benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, regina del Santo Rosario, e viva Maria! Thank you.